24, buongiorno dallo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Siamo qui per raccontarvi quella che è la seduta di allenamento del mattino del Napoli di Luciano Spalletti, Napoli che comincia la seduta appunto di allenamento in quel di Castel di Sangro per il giorno 4 di allenamenti. Napoli che è pronto a presentarsi sul terreno di gioco dello stadio, pronto per cercare lo scarico, ovviamente, che ieri, visto che ieri si è giocata la gara amichevole contro l'Ascoli. Napoli che ha vinto contro l'Ascoli, un Napoli che però non ha dimostrato tutto quello che di buono aveva fatto vedere nelle gare precedenti, complice anche probabilmente la stanchezza, visto che sono tornati da poco i nazionali che ieri comunque sono scesi sul terreno di gioco. Un Napoli che ha visto quindi portare a casa sì il punteggio, ha visto un buon Lorenzo Insigne giocare il match sin dall'inizio, lo ha fatto nel migliore dei modi, e questo ovviamente è un qualcosa di importante per Luciano Spalletti, che prova ovviamente ad affinare gli schemi, prova a migliorare quella che appunto è la situazione a livello appunto di riforma, di qualità del gioco, cerca di far crescere la condizione fisica per riuscire ovviamente a poi mettere in campo il miglior Napoli possibile. Noi siamo qui per raccontarvi la seduta di allenamento che sta per appunto iniziare. Napoli che scenderà, come detto, sul terreno di gioco da qui a breve. Amichevole contro l'Ascoli. Noi ovviamente a livello testuale vi racconteremo la seduta di allenamento su calcionapoli24.it. A breve vi mostreremo ovviamente anche il terreno di gioco dello stadio Teofilo Patini. Eccolo qui, un Napoli che quindi è pronto a scendere appunto sul terreno di gioco per la seduta di allenamento di questa mattina, una seduta di allenamento che appunto vi trasmetteremo in diretta sui nostri canali Facebook, Twitter, anche su ovviamente YouTube, sui nostri appunto canali ufficiali, quelli di calcionapoli24.it. Un Napoli che, vi dicevo, quindi comincia comincerà a breve la seduta di allenamento. I calciatori hanno cominciato ad arrivare alla spicciolata all'impianto qui di Castel di Sangro, pronti a dare
pronti a darsi appunto e mettersi a disposizione di Spalletti per la seduta di scarico sostanzialmente. Vedete adesso dalle immagini che la seduta non è ancora appunto cominciata, però resta il fatto che Napoli, come vi dicevo, è arrivato alla spicciolata qui sull'impianto di Castel di Sangro. Un Napoli che, come detto, avrà la seduta di allenamento del mattino, soprattutto sarà di scarico, quella del pomeriggio sarà a porte chiuse, quindi non avremo modo ovviamente di raccontarvela, cercheremo come al solito di sapere qualcosa sulla seduta stessa, però probabile che quest'oggi possa esserci una sorpresa per i lettori di calcionapoli24.it. ci stiamo lavorando, attendiamo ovviamente conferme prima di poter procedere. Voglio anche ricordarvi, come dicevo in precedenza, il match di ieri. Perché? Perché il Napoli ieri ha giocato la gara amichevole contro l'Ascoli, in spolvero Lorenzo Insigne, calcio di rigore trasformato, ma non solo, perché è riuscito anche nell'assist poi con una bellissima giocata personale per il gol vittoria di Elif Elmas. Buone giocate, buoni spunti, è sembrato sicuramente quello più tonico. Un pochino in ombra invece Victor Osimhen, reduce anche, lo sappiamo, dalla mancata trasferta di Cracovia, dove non è sceso in campo, non è stato per niente convocato, e gara che si è giocata il 4 di agosto, giorno prima della partenza per il ritiro di Castel di Sangro. Per quanto concerne invece il resto dei calciatori scesi in campo, Alex Meret, tranne per il gol subito, non è mai sostanzialmente stato chiamato in causa. Qualche richiamo un pochino per Manolas, il difensore greco che tanto bene conosce Luciano Spalletti e che si è ritrovato appunto a commettere qualche errore, un po' di rimbrotti per il difensore. Per quanto riguarda invece Koulibaly, solita prestazione importante, solita prestazione da leader della difesa. Oggi, da quello che apprendiamo anche dalla rassegna, potrebbe esserci una sorta di confronto, di riunione operativa per stabilire quelle che sono le strategie di mercato, e vedremo. Ovviamente la volontà del Napoli è quella di cedere prima di acquistare, lo sappiamo sin dall'inizio del ritiro sostanzialmente. Intanto dimostro anche l'arrivo al Teofilo Patini dei tifosi, che siedono, almeno per quanto concerne il settore di fronte alla nostra postazione in tribuna, splende il sole oggi al Patini, e poi lateralmente appunto ci sono le due curve, tifosi che ieri si sono resi protagonisti di qualche momento anche divertente. Ve lo abbiamo mostrato su calcionapoli24.it quando al gol di Lorenzo Insigne è comparso uno striscione sul quale c'era scritto: Lorenzo, mi dai un bacio a giro, richiamando ovviamente quello che è il marchio di fabbrica ormai di Lorenzo Insigne, il tiro a giro, che ovviamente ha spopolato nel contesto dell'europeo e ha fatto sì che diventasse ancora di più il marchio di fabbrica, che già era appunto tale, del calciatore del Napoli. Un Napoli che comunque è un capitano, Lorenzo Insigne, che cerca ovviamente ancora la conferma a livello contrattuale, quantomeno l'incontro, per poter stabilire quello che appunto è
il rinnovo del calciatore che non ha ancora sostanzialmente, dalle notizie appunto che arrivano, incontrato o quantomeno sedutosi a parlare con il presidente Aurelio De Laurentiis. Ha sì in passato, qualche giorno fa, quando è tornato, parlato con Luciano Spalletti, e proprio Luciano Spalletti dato ovviamente la sua disponibilità, ha fatto capire che Spalletti ad Insigne, che lui è al centro del progetto azzurro, si attende ovviamente questo incontro per capire. Per capire appunto quello che può essere la permanenza appunto o meno del calciatore azzurro a Napoli, il capitano ovviamente azzurro a Napoli. La sua ovviamente volontà è proprio quella di restare, si è ovviamente paventata anche la possibilità di far sì che possa restare in azzurro anche senza rinnovo del contratto. Vediamo, per i tempi che corrono e per le difficoltà a livello economico, bisogna capire se poi arriverà o meno, in caso di fumata nera sul rinnovo, qualche offerta, così come poi d'altronde bisogna capire se offerte dovessero arrivare anche per gli altri due calciatori che sembravano essere stati messi inizialmente sul mercato, ma che invece Spalletti vuole che restino, vale a dire sia Kalidou Koulibaly che Fabian Ruiz. Ieri Kalidou Koulibaly, come vi dicevo in precedenza, tra i migliori sicuramente in campo, mentre per quanto concerne Fabian Ruiz ha sì fatto un buon match, non è riuscito a brillare come al solito invece fa, anche se nell'ultima stagione ha vissuto un periodo di alti e bassi, però ha comunque mostrato le proprie qualità. Un Napoli che parte con questo 4-2-3-1, che in fase di non possesso, comunque in fase difensiva, si trasforma in un 4-1-4-1, cambia quindi la struttura, cambia quindi il gioco del Napoli per quanto concerne la costruzione, per quanto concerne ovviamente la fase in questo caso specifico difensiva. È un Napoli che comunque proseguirà ovviamente qui a Castel di Sangro con gli allenamenti fino al 14, giorno dell'ultima gara amichevole prima del ritorno a Castel Volturno. Attendiamo, siamo grandi, ovviamente, tanto qui c'è anche, siamo in diretta con, c'è anche Bruno Maiorano. Posso sbucciare un'arancia in tuo favore? Sbucciare un'arancia è uno scandalo, sì, assoluto, che non stai più col banchetto qua fuori e... Ricordiamo, per chi non lo sapesse, chi, i nuovi ascoltatori, che Ciro Novellini in realtà è solamente un Paolo Bonolis che non ci ha creduto abbastanza. Ecco. Però apprezzo, fammi la rassegna del apprezzo giorno. Ovviamente la tua cordialità. Sei un gigante, Ciro. Mi sono anche tolto la mascherina per te. Novità? Nessuna novità di Dileole. Speravo le avessi tu due novità. No, non scherziamo proprio. Magari potessi portare tu qualche presto, ti sei appena svegliato. Attenzione, mi squilla il telefono dal giornale, però faccio la riunione intorno. Va bene, a dopo. Dicevo quindi del mercato appunto del Napoli, che appunto attende prima le cessioni eventuali, prima ancora di presentarsi poi agli acquisti. Ricordo che i reparti da colmare sono sempre gli stessi, quelli relativi
l'esterno basso di difesa, Fosi Ghulam è sceso sul terreno di gioco nel secondo giorno di allenamenti, anche dopo un approccio iniziale di riscaldamento a parte, anche lavorato a livello tattico con il resto del gruppo, salvo poi però non vederlo più nelle sessioni di allenamento, lavorando sempre a parte. Qui infatti ancora non abbiamo visto per esempio anche Palmiero, anche Nikita Contini, anche per esempio altri calciatori come Andrea Petagna, che ha lavorato sostanzialmente in palestra e in piscina. Attendiamo ovviamente l'arrivo sul terreno di gioco degli azzurri per la sessione di questa mattina, sessione che sta a breve per cominciare. Qualcuno chiede: per vedere gli allenamenti a Castellisangro quali sono i prezzi? I prezzi degli allenamenti non ci sono, in quanto gli allenamenti sono gratuiti, bisogna però prenotarsi sulla piattaforma messa a disposizione dal Napoli per le varie sedute di allenamento, sostanzialmente quelle soltanto aperte al pubblico e alla stampa, che sono del mattino, fatta eccezione per la giornata di domani che invece prevede due sessioni aperte sia al mattino che al pomeriggio. Bisogna però essere in possesso del Green Pass per poter accedere all'impianto. Sul terreno di gioco vediamo il dottor Canonico, che parlotta con la sicurezza, capo della sicurezza del Napoli, in attesa ovviamente dell'arrivo dei calciatori per cominciare quella che è la seduta di allenamento appunto di questa mattina. Si parla appunto di cessioni, magari proiettandoci un po' su quella che è la rassegna stampa di oggi, per esempio si parla di cessioni 8 in maniera particolare, dopo sul Corriere dello Sport, dopo Ciciretti a Pordenone, nei prossimi giorni toccherà Nikita Contini, Folo Duncio, anche lui dovrebbe finire a Pordenone, poi Tutino, c'è sempre questa possibilità sempre più concreta che possa andare al Parma, si cerca di trovare un accordo contrattuale, un accordo di cessione con il Napoli, perché per quanto concerne l'accordo con il calciatore questo è stato già trovato, ho offerto un ingaggio molto, molto elevato. Dovrebbe finire al Parma, si attende di sapere se e quando potrà lasciare il ritiro. Lui intanto è qui a Castel di Sangro, così come tutti gli altri. Poi ci sono Gaetano, che dovrebbe andare alla Cremonese, sull'Uperto c'è appunto la possibilità del ritorno all'Empoli, e poi Masciasci, Palmiero e Zedatka sono gli altri calciatori appunto che potrebbero lasciare l'azzurro in questa finestra di mercato, portare quella liquidità che consentirebbe al Napoli di potersi tuffare sul mercato con decisione, sia per quanto concerne il pacchetto arretrato e quindi l'esterno di sinistra, sia per quanto concerne invece anche il centrocampista, che poi è quello che vorrebbe Luciano Spalletti. Napoli che non è ancora arrivato sul terreno di gioco, si attende appunto ancora di vedere gli azzurri scendere. Intanto c'è Tommaso Starace, anche acclamato dai tifosi
Ieri Tommaso Salace si è reso protagonista di un episodio abbastanza divertente quando è salito in tribuna con quella grandissima macchinetta del caffè che si ritrova, portando appunto caffè in tribuna. C'era anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha gradito ovviamente l'arrivo del buon Tommaso. Un Napoli che quindi, come vi dicevo, oggi era previsto un talk con il presidente Aurelio De Laurentiis, talk che però è saltato all'ultimo, non ci sarà più. È stato comunicato questa mattina l'annullamento del, come vi dicevo, talk, quindi non ci sarà. Probabilmente verrà soltanto spostato, rinviato di qualche giorno, per poi ovviamente ripresentarsi all'interno del Palasport. Un Napoli che, vi dicevo, giocherà l'ultima gara amichevole il 14 qui a Castel di Sangro. Si attende ovviamente di conoscere anche con precisione quello che sarà l'avversario, che non è ancora appunto stato svelato. Ieri c'era una discreta cornice di pubblico, ovviamente con distanziamento, un po' di attesa magari all'esterno dovuta per esempio al Green Pass, alla misurazione della temperatura, prerogativa ovviamente per l'ingresso in campo. Un po' di ritardo sull'inizio della seduta, sul terreno di gioco non sono ancora arrivati i calciatori del Napoli, non c'è onestamente ancora nessuno, fatta eccezione di alcuni componenti dell'ufficio stampa. Mostreremo ovviamente a breve la seduta appena comincerà, seduta che sicuramente sarà più breve rispetto al solito. Mercato si sblocca, chiede Aniello, la speranza ovviamente che possa sbloccarsi quanto prima. Di sicuro, secondo quelle che sono le direttive del presidente Aurelio De Laurentiis sin dall'inizio, la volontà è che bisogna prima cedere per poi acquistare. Vi dicevo in precedenza, appunto, che ci sono ben 8 calciatori che potrebbero essere ceduti. Non
non è ancora arrivata nessuna ufficialità, fatta eccezione di Ciciretti, che è finito al Pordenone, dove potrebbe essere raggiunto da Folo D'Uncio, che ha svolto la prima parte di ritiro, quella di Maro Folgarida, giocando anche la sua posizione di centrocampo. Intanto comincia ad arrivare qualcuno dei calciatori sul terreno di gioco, Giovanni Di Lorenzo in particolar modo, applaudito dai tifosi, e lui risponde, lo vedete nelle immagini, passato anche sotto la nostra postazione anche Luperto, Giovanni Di Lorenzo, che va ad accomodarsi in panchina. Roberto invece si è recato in palestra che si trova alla destra rispetto alla nostra postazione. Non sono riuscito ovviamente a mostrarvela perché è proprio coperta da quelle che sono le vetrate, appunto, dell'impianto, quindi mi è complicato rispetto alla postazione dove ci troviamo potervela mostrare. Cominciano quindi alla spicciolata ad arrivare sul terreno di gioco i calciatori. Si attende ovviamente anche l'arrivo di Luciano Spalletti per dare vita alla seduta di scarico. C'è anche Mario Rui che sta facendo rientro negli spogliatoi, provo a mostrarvelo. Eccolo lì, lo vedete dalle immagini, Mario Rui sta facendo rientro negli spogliatoi, poi entrare in campo con tutti i compagni di squadra. Mario Rui che era in palestra, eccolo scendere sul campo con Zanoli, un saluto rapido all'ufficio stampa e poi pallone. Giovanni Di Lorenzo che subito si è alzato dalla panchina appena l'ha visto, e allora faccio vedere in presa diretta le immagini di Lorenzo, Mario Rui e Zanoli che cominciano a scambiarsi un po' il pallone. Anche Liffelmas si è andato ad accomodare in panchina. Anche Elmas si è avvicinato ai calciatori che vi dicevo in precedenza per cominciare la seduta di allenamento. Siamo in diretta, Bruno. Siamo in diretta. Gli amici da casa possono sentire. Vogliono sentire la musica. E dobbiamo chiedere piuttosto al Napoli, non a me. Ma poi posso dire una cosa? Sì. Io se fossi in questo momento uno spettatore di Calciavoli 24 mi sentirei offeso. Perché invece di riprendere a te stai riprendendo il campo. Io devo riprendere il campo, non ma assolutamente. Questo torello dopo è più divertente. No, non sono d'accordo. No? Ma hai annunciato che nel pomeriggio sarai nel ritiro del Napoli femminile. Hai svelato la sorpresa.
non ci credeva nessuno che era una sorpresa. Ma noi poi questa la gente, perché così deve sempre immaginarsi che arrivo io e dico una cosa così. Ah, ecco. Capito? Ecco. Tu sarai dei nostri? Non lo so. O abbandonerai soltanto me, il Buncino Troiso? No, sicuramente viene anche Gennaro Arpaia. Allora facciamo il terzetto. Bellissimo ragazzo. Poi forse anche qualcun altro. Tu, no, tu ci abbandoni da quello che so oggi. Lo so. Però, ancora la riunione. Ti giuro, guarda, ancora la riunione. Sto dicendo una bugia. Ancora la riunione. Arriva anche Manolas insieme a Donas sul terreno di gioco. C'è Amir Rachmani alla spicciolata, stanno appunto arrivando tutti con la seduta che quindi a questo punto sta per cominciare. Il saluto di Kostas Manolas, ecco anche Kevin Malqui che a breve vedrete nelle immagini, così come anche Gianluca Gaetano. Quindi piano piano tutti gli azzurri in campo. Meret, anche lui arriva sul terreno di gioco. C'è Ospina che ieri ha saltato la seduta di allenamento, non c'è Contini, però c'è Idasiak. C'è anche Lobotka, vedete i due parlottare, Spina che ha saltato la gara amichevole di ieri. Come lui anche altri. C'è anche Boffelli che parlotta ovviamente con Meret e con Idasiak. E arriva il mister, arriva anche Luciano Spalletti che saluta i tifosi che lo acclamano. Con lui anche Victor Osimhen, Matteo Politano. Ormai ci siamo, la seduta sta per cominciare. C'è Koulibaly, c'è Fabian Ruiz. Non abbiamo ancora visto Lorenzo Insigne. Ecco Insigne, ecco Lorenzo Insigne che saluta i tifosi che lo acclamano. Lo sentite? C'è il coro dei tifosi, c'è solo un capitano. Io però voglio mostrarvi Tommaso Starace che sta tornando in tribuna, lo vedete, eccolo lì, il buon Tommaso Starace che porta il caffè in tribuna con tanto di caffè per tutti lo stadio Patini con grande macchinetta. È arrivato anche lui in tribuna per portare un po' di caffè.
Valletti chiama tutti in cerchio, spiega il lavoro ovviamente da fare. Grazie Tomà. Ringraziamo il buon Tommaso Starace che ha portato il caffè in tribuna, tribuna stampa. Spalletti spiega quindi quello che sarà il lavoro da fare per poi cominciare appunto la seduta. Vediamo intanto passare anche Nikita Contini, il portiere si sta recando in palestra. Lui che è sempre vicino alla cessione, ha comunque un problema fisico, sta cercando appunto di smaltire, però è tra i calciatori che dovrebbero lasciare l'azzurro. Arriva anche Mashash. Guarda chi ci abbiamo in diretta. Intanto mentre siamo in diretta c'è la diretta con Marco Giordano che ti saluta. Grande Marco Giordano. È in diretta, Ciro, eh? Siamo in diretta. No, ti sento solo io. Però posso? Sì, ti trasferisco il messaggio di Marco, prego. Sì, se è un messaggio che può andare in diretta. A tutti gli amici di Calcio Napoli 24, c'è solo il miglior giornalista di Calcio Napoli 24 nel suo cuore, ed è Claudio Russo. Giuro che ha detto Claudio Russo. Lo si vede. Hai letto il labiale, perché devi sapere che Ciro Novellino è anche un esperto di labiale, è un labialogo. Ma sei d'accordo con me che è una cosa ingiusta questa qua? Guardala. Cioè, telecamera è puntata sul campo e non su Ciro Novellino. Perché? Ma va bene, e vuoi dire qualcosa a Ciro? Vogliamo salutare Marco Giordano così proseguiamo la diretta. Ma guarda, tu puoi continuare, show must go on. È un grande ragazzo, Ciro. Napoli diviso in due gruppi con pettorina arancione e maglia verde. Metteremo ovviamente adesso un po' di ordine. I verdi sono Malqui, Rachmani, poi c'è Luperto, a sinistra Zanoli, centrocampo con Gaetano, Elmas e Mashash, e Onas fare la punta. Sono 8 i verdi, mentre gli arancioni. Tanto per i verdi c'è anche Ida Siak in porta, mentre per gli arancioni c'è Meret, poi a destra Di Lorenzo, c'è
Manolas, Koulibaly, Koulibaly, poi Mario Rui. Centrocampo c'è Fabian con Lobotka. Si alza intanto anche il drone. Poi c'è Zielinski alle spalle di Osimhen, Politano, Insigne e appunto Osimhen. Probabilmente avete anche sentito, intanto Ghoulam si dirige in palestra, Spalletti al centro del campo, ha detto suore parole, le gambe girano piano ma deve essere la palla a girare velocemente. Lorenzo, palla per Politano, al centro c'è Lobotka, poi Koulibaly fa girare il pallone il Napoli a piccolo trotto, ovviamente come è giusto che sia, però si provano ovviamente le giocate, si cerca di anche in questi momenti di far assimilare al meglio quelli che sono gli schemi, quelli che sono gli equilibri, quelli che sono i movimenti, anche se a piccolo trotto. Infatti, come vedete, quando la palla arriva all'attaccante, l'attaccante lo restituisce direttamente all'avversario, al portiere avversario, senza nemmeno calciare verso la porta, fasi di scarico, di riscaldamento anche. Mario Rui, Koulibaly, Lorenzo Insigne, Zielinski dentro per Osimhen che restituisce così palla a Didasia che si riparte con i Verdi che sostanzialmente fanno soltanto da avversari senza in pratica mai toccare il pallone, sono gli arancioni sempre in possesso sia fase difensiva che in fase offensiva. Spalletti ferma
ferma il gioco, spiega i movimenti. Pallotta ovviamente, intanto arriva anche Cristiano Giuntoli. Coulibaly per Mario Rui, ancora per Coulibaly, poi c'è Manolas, Fabian, Lobotka, Di Lorenzo, ancora per Manolas, c'è Politano che di prima subito serve Di Lorenzo, ancora di prima Fabian, Osimhen, tocco all'indietro per Lobotka, Piotr Zielinski, Lorenzo Insigne, apre per Mario Rui a sinistra e lì si ferma l'azione con Spalletti che appunto da nuove indicazioni. Marione Bandierina, avete sentito Luciano Spalletti indicare la giocata per Lorenzo Insigne che ovviamente andava a puntare il fondo, ovviamente in quel caso poi avrebbe messo sicuramente palla al centro per gli avanti che sarebbero andati a colpire. Lobotka, Fabian, poi Zielinski, Di Lorenzo, Alex Meret, Coulibaly, Insigne, Zielinski, cerca Mario Rui, al centro per Osimhen che restituisce il pallone, prosegue il lavoro sotto gli occhi attenti di Luciano Spalletti. Napoli che, come ovviamente già sapete, ieri ha giocato la gara amichevole qui al Patini contro l'Ascoli, vinta per 2-1 grazie ai gol di Lorenzo Insigne sul calcio di rigore e poi Liffel Mass sempre su assist del capitano trovare il gol che ha regalato poi il successo. Napoli che rispetto a le altre uscite è sembrato meno brillante, con però in campo sicuramente calciatori che hanno cominciato la preparazione da poco, vedi per esempio lo stesso Lorenzo Insigne, ma anche Di Lorenzo, anche Meret, i reduci comunque dalla nazionale. Episodio curioso ieri, termine del match, Matteo Politano si è avvicinato ai tifosi per firmare qualche autografo e un tifoso gli ha detto: Matteo, l'Europa è tuo, meritavi la convocazione. Lui ha accennato un sorriso. Sapete tutti, Politano all'ultimo escluso da Roberto Mancini con Bernardeschi che invece ha preso sostanzialmente il suo posto, e Italia poi ha vinto l'Europeo ovviamente, come tutti sapete. Infatti tre calciatori della nazionale, la spedizione ad Euro 2020 sono ovviamente del Napoli, sono campioni d'Europa e sono Meret, Di Lorenzo e Lorenzo Insigne. Lorenzo Insigne che in attesa di
avere questo importante incontro per parlare del rinnovo del contratto, cercare ovviamente di trovare l'intesa per proseguire la sua esperienza da capitano del Napoli in azzurro con la maglia tatuata addosso, la squadra della sua città, lui che è simbolo di questo Napoli. Il problema, lo sapete tutti, è un problema sostanzialmente di tipo economico, con la volontà da parte della società di abbassare un po' l'ingaggio del calciatore, calciatore che invece vorrebbe, se non di tocco, quantomeno restare alle stesse cifre. Vediamo se alla fine si riuscirà a trovare un accordo e quindi fa sì che il capitano possa restare al timone di questa truppa con Luciano Spalletti, che ovviamente punta su di lui, lo vede al centro del suo progetto, lo vede capitano di questa squadra, così come ricorderete sicuramente le dichiarazioni di qualche tempo fa in conferenza stampa, quando di Koulibaly disse non voglio che venga ceduto altrimenti mi incatino. Ovviamente Kalidou Koulibaly è un altro calciatore molto importante per questo Napoli, leader della difesa azzurra. Ovviamente con Koulibaly è un discorso, senza Koulibaly è un altro. Anche David Ospina intanto ha preso parte all'esercitazione con Meret, che invece è andato a lavorare con gli altri portieri. Quella di Ospina è una notizia positiva, perché ovviamente lo si rivede in campo dopo il problema fisico che ha avuto negli ultimi giorni. Tanto Spalletti ferma il gioco. Non c'è Fosi Ghulam, non c'è Tutino, non c'è Petagna, non c'è Palmiero. Sono gli assenti, non vediamo neanche Zedadka, anche lui assente. Per Osimhen, seduta che quindi, esercitazione che quindi diparte, sempre al piccolo Totto. All'indietro di Insigne per Koulibaly, ancora per Zielinski, poi Kalidou Koulibaly che riparte da David Ospina. Sono attesi gli arrivi anche di Lozano e di Dries Mertens qui Castel di Sangro. Dries Mertens che sta cercando di recuperare dall'operazione che ha subito, mentre l'incidente con la nazionale Messico per il Chucky Lozano, cercando di mettersi ovviamente subito. Le ultime notizie, gli ultimi controlli ovviamente sono stati positivi, oggi dovrebbe effettuarne degli altri a Napoli prima di trasferirsi qui a 2 ore di distanza dalla città partenopea a Castel di Sangro, dove si unirà al resto del gruppo. Vedremo
per quale tipo di lavoro, probabilmente comincerà in maniera graduale, come giusto che sia, con palestra, con un po' di corsetta, per poi cominciare la preparazione vera e propria. Per Lozano ci vorrà ancora un po' di tempo, siccome probabilmente anche per Dries Mertens sicuramente ci vorrà del tempo. Per Diego Demme, che però ha tolto il tutore dopo l'intervento che ha subito, e però ha bisogno ovviamente ancora di tempo di riabilitazione, che deve proseguire per poi mettersi a disposizione di Luciano Spalletti. Aveva fatto vedere in quel di Mado di essere probabilmente il perno del centrocampo di Luciano Spalletti, ma in pratica il migliore messosi in luce a Di Mado Folgarida. Poi nell'amichevole disputata lì a Di Mado Folgarida il problema al ginocchio, e da lì poi la decisione di operarsi. E di sistemare così il problema al ginocchio. Si pensava inizialmente anche ad un'operazione che poteva essere evitata, invece deciso di operarsi, e tornerà a disposizione fra un po' di tempo. Si prosegue con Manolas, poi Di Lorenzo, Idasiak, poi Politano, Fabian Ruiz, Osimhen, fa girare il pallone ovviamente. Balì, Mario Rui, Zilischi, Osimhen, Insigne, cambia gioco per Politano, dall'altro lato poi si inserisce Di Lorenzo e prosegue il possesso un po' più di intensità rispetto all'inizio. Prosegue il lavoro sul terreno di gioco. Di Lorenzo, Politano. Di Lorenzo lo vedete che taglia verso il centro, quando Politano si allarga per prendere palla. Avete visto proprio il taglio dalla sua posizione a quella di terzo esterno a destra, con Politano che va a prendere il pallone largo e lui a buttarsi al posto dell'esterno d'attacco. Ci
Spalletti ferma il gioco. Azzurri che si fermano sul terreno di gioco, c'è la porticina, probabile che possa esserci una partitina a questo punto. Ed ecco nuovamente il coro per Insigne. Un capitano, c'è solo un capitano, il coro dei tifosi. Ci sarà una partita campo ridotto, metà campo, porta messa a metà campo. Dovremo vedere intanto per Koulibaly. Allora, non è partita ma è esercitazione tattica con la linea difensiva. Vi facciamo vedere ovviamente dalle immagini, è stata posizionata sì la porta, però c'è Spalletti che indica movimenti da fare. Con la casacca gialla ci sono Malqui a destra, centrali sono Rachmani Luperto e Zanoli. In verde ci sono Elmas, Onas, Gaetano e Mashash. C'è anche Ospina, come vedete si muove per distribuire il pallone.
vedete Onas che appoggia fuori all'area di rigore con Elmas, con Ospina, con Masciash, la difesa che è in linea, esce poi sul portatore di palla, vedete qui Onas che scappa a Zanoli, prova ad anticipare la giocata con il mancino, ma trova Meret attento. Spalletti ferma nuovamente il gioco, li spiega, da nuove indicazioni, mentre il resto del gruppo sostanzialmente chi ha giocato ieri si è recato in palestra. Meret con Luperto che riconquista, poi c'è Meret che ovviamente restituisce palla, chiamiamoli avversari, Verdi con il possesso della fase difensiva, vedete Zanoli all'indietro per Luperto, i due centrali si tengono molto bassi mentre i due esterni, nel caso di Zanoli per esempio, in questo caso sono più alti. Spalletti riferma nuovamente l'esercitazione, dando ancora nuove indicazioni, spiegando per bene quelli che sono i movimenti da eseguire, da indicazioni soprattutto agli esterni. Vedete, con i due centrali praticamente al limite dell'area piccola, sui due vertici, mentre i due esterni leggermente più alti rispetto alla posizione dei due centrali. Vedete come Zanoli addirittura ad accentrarsi un po', ad accennare un leggero pressing, Rachmani che porta palla, cerca Ospina che funge un po' da centrocampista davanti alla difesa, perché va in appoggio poi sull'esterno nel caso precedente Malqui. Onas porta palla, Onas, Masciash, c'è Ospina, Meret che serve appunto Ospina, come vi dicevo funge un po' da centrale di centrocampo, Rachmani che lotta, difende il pallone, lo dà a Meret, poi Ospina apre per Zanoli, lo vedete, vedete come il pallone gira, difesa che fa girare il pallone andando a cercare il centrocampista. Ospina che fungeva da centrocampista, lui che ricordate lo scorso anno la Kerel Ospina Meret
si gioca più con i piedi. Gattuso preferiva Ospina proprio per la sua qualità di gioco con i piedi, lui che preferiva partire dalle retrovie, dal possesso, palla che passava nei piedi del portiere. Ora si sono invertiti i due portieri, Ospina è andato in posta, Meretti invece ricopre il ruolo, diciamo, di centrocampista davanti alla difesa. Vedete come Malcuì che sta provando a giocarsi ovviamente le chance, lui che con ogni probabilità resterà nell'organico come vice di Lorenzo, si è paventata anche la possibilità di vedere Di Lorenzo anche come centrale, tanto qui il tiro, palla che sbatte sul palo e finisce in porta, dicevo di vedere anche come centrale Di Lorenzo, l'ha fatto in passato con l'eventuale cessione di Luperto, che dovrebbe poi finire all'Empoli con ogni probabilità. Non è un discorso di oggi, ma potrebbe appunto esserci la cessione del difensore, che ricorda sempre molto Albiol come aspetto fisico, con il taglio dei capelli, anzi con i capelli lunghi in questo caso, così come anche difensore al Villarreal, fatto crescere. Tanto Zanoli che si impegna, serve Meret, fa girare il pallone. Intanto gli altri calciatori che ieri hanno giocato si sono portati in palestra al termine dell'esercitazione. Spalletti fa adesso ripartire addirittura da Boffelli, con calciatori che si alzano, quindi con la linea difensiva che, vedete, deve andare ad intercettare il pallone. Hanno sostanzialmente cambiato lato, poi si portano appunto dall'altro lato. È come una sorta di pressing alto fino a metà campo. Si è tornati dall'altro lato con Luperto, Meret, Malcuì che fanno girare il pallone quando si può, sempre di prima, massimo due tocchi. Per far girare velocemente il pallone. In possesso dei gialli.
Ospina fa girare il pallone verso Malcuì, poi Rachmani, Meret, vedete come il ritmo è un pochino più elevato rispetto a prima. Vedete poi Ospina che fa ripartire da Idasiak, ma Sciascio a prendere il pallone, c'è Gaetano vicino a lui, ancora per Idasiak, Malcuì la riconquista e la rimanda a Meret per far ripartire. La difesa, ora c'è Luperto, c'è Zanoli, c'è David Ospina, verso Rachmani, ancora Zanoli, poi Ospina, serve per Meret, Ospina, Zanoli, Ospina, Malcuì, Rachmani e Meret va a prendere in tuffo il pallone. Spalletti ferma il gioco, fa recuperare ovviamente i suoi. Spalletti che spiega, vedete, ad Ospina movimenti, perché domanda chiarificatrice sull'esercitazione di David Ospina a Spalletti, e si riparte con Meret per Rachmani. Si rialza nel cielo di Castel di Sangro anche il drone. Luperto, Malcuì, Zanoli, poi Ospina, Zanoli, Rachmani, palla per Ospina, ancora per Meret, un po' fuori misura questo pallone. Palla che arriva dall'altro lato a Idasiak, poi Onas, Spina, Gaetano, Masciash, Onas, Gaetano, Spina, Elmas, Spina, Gaetano, Malcuì, anzi era Onas, non Malcuì. Masciash, girare il pallone con Zanoli, poi c'è Ospina che riparte da Alex Meret e la difesa va a riposizionarsi con Rachmani e Luperto che si allargano sempre sul vertice dell'area piccola, mentre i due esterni, Zanoli e Malcuì, sono sempre leggermente più alti. Ospina, Rachmani, Luperto, Elmas. Oggi era previsto alle 18 un talk con Aurelio De Laurentiis, protagonista, ma è stato cancellato, probabilmente rinviato. Non ci sarà quest'oggi.
Spalletti ferma il gioco. Si recupera. Vengono tolti anche i cinesini dal campo, quindi sicuramente questo tipo di esercitazione è terminato. Andremo a vedere da qui a breve quale sarà il prossimo esercizio. Tolta la porta, tolte le sagome, c'è sempre il quartetto difensivo contro i centrocampisti. Vediamo quale sarà l'esercitazione che verrà svolta adesso dalla linea difensiva. Spalletti ha in mano il pallone, lo vedete con la casacchina bianca, spiega i movimenti, da palla a Luperto per Zanoli, vedete Gaetano inserisce palla, Spalletti indica movimento da eseguire, palla arriva a Malqui, vedete si fa girare, palla alla difesa, poi appoggio a Gaetano. In pratica sono tutti i compagni di squadra, anche se hanno la casacchina, si scambia il pallone, il movimento poi porta alla conclusione. Vedete Luperto per Zanoli, poi Mashash, Elmas, tocco per Gaetano, che poi avrebbe mandato Onas verso la porta.
Vedete la fase di costruzione con dal basso con Luperto e Rachmani che scambiano la palla con Gaetano, poi l'apertura sulla fascia, in questo caso per Zanoli, poi Masciascia si riparte con, ecco qui, Zanoli, tocco per Gaetano e poi l'inserimento anche dell'esterno basso che va in sovrapposizione a quello alto. Vedete come indica il movimento proprio da svolgere con la simulazione anche del passaggio di ritorno al centrale e poi l'inserimento dentro. Vedete Elmas, Gaetano, tocca per Donas, tocca ancora per Gaetano che viene incontro, riparte dal centrale, va qui, poi c'è Luperto, ancora per Gaetano, il passaggio sempre per il centrale, Masciasci, poi Zanoli. Vedete Gaetano come sempre nel vivo del gioco, lui che entra sostanzialmente alle due linee, quella di difesa e d'attacco. Poi vedete l'inserimento di Elmas, Onas, vedete anche Malqui come si alza tantissimo in sovrapposizione sull'esterno d'attacco. Poi in questo caso la conclusione è terminata però alta sopra la traversa. Tocco sbagliato di Rachmani, allora si riparte con Luperto, con Elmas, con Masciasci, Gaetano, Elmas, Onas, indietro verso Rachmani, poi Malqui, Luperto, Zanoli, c'è Masciasci, la profondità vedete com'è. L'esterno basso si alza molto, va a mettere in mezzo Onas, tocca per Masciasci che calcia, colpisce la traversa e si riparte. Gaetano, Zanoli, Luperto, poi Malqui, Pelonas, ancora Gaetano, cerca Malqui al centro, Elmas la fa passare, Masciasci appoggia in rete. E così si riparte. Masciasci, tanto finisce il lavoro in palestra perché vediamo calciatori tornare proprio dalla palestra, stanno proprio ora passando sotto la nostra postazione, c'è Insigne che saluta, c'è Politano, c'è Osimhen che saluta i tifosi dopo il lavoro svolto in palestra, lavoro che ovviamente è stato di scarico visto ieri si è giocata la gara amichevole contro l'Ascoli, ricordiamo 2-1 il punteggio finale con Insigne su rigore e poi ancora Insigne l'assist vincente per Elmas che era sostanzialmente da pochi minuti entrato sul terreno di gioco. Spalletti ferma anche l'attività sul campo con i calciatori. Posso fare una comunicazione di servizio? È arrivato di nuovo Bruno Maiorà. Posso fare una comunicazione di servizio? Dipende. A beneficio dell'editore. Sì. Dell'editore Calciamoli 24. Mi vuoi fare aumentare lo stipendio? Come no. Lo vuoi far diminuire? Ciro Novellino è il migliore inviato della storia nei ritiri del Napoli. Anche perché, a differenza di Fabio Cannavo, della buonanima di Fabio Cannavo, non pensa alle donne ma pensa a lavorare. Quindi è assolutamente un ragazzo che va valorizzato. Questo però non va detto durante una diretta, no? No, va detto. Soprattutto per il caso Fabio Cannavo. No, vabbè, va detto. All'epoca Fabio Cannavo era singolo e poteva fare quello che voleva.
e quindi vorrei che fosse premiato e valorizzato il lavoro di Ciro Novellino, non solo economicamente ma anche con delle belle soddisfazioni professionali. Amen, si direbbe. Grazie. Tanto vediamo Onas, Elmas e Malqui che con Idasiak e Boffelli provano qualche calcio di rigore, qui il tocco sotto di Malqui. Parato dal portiere. Onassi invece è andato al gol, vi facciamo vedere le immagini, i calci di rigore che stanno provando. Qui Elmas la piazza senza problemi con Boffelli che ha provato anche a muoversi per distrarre il battitore. Qui adesso c'è Malqui, la sua rincorsa, la finta e la palla in fondo al sacco con Boffelli ancora una volta spiazzato. Elmas, adesso sarà lui a battere, tocco morbido ancora una volta, cambia lato, mette pallone in fondo al sacco, poi c'è Malqui, che trova ancora il gol, stavolta spiazzando. Poi Onas, poi ancora Elmas, trova il gol. C'è Malqui, conclusione potente e finisce qui. Vediamo intanto Elmas che ha notato una bandiera macedone, infatti ha indicato qualcuno di venire da quest'altro lato. E l'Ifelmas, lo vedete, sta lasciando il terreno di gioco, così come anche Kevin Malqui. Allora ne siamo giunti in chiusura di questa diretta. Ci fermiamo, vi ricordo che l'allenamento di questo pomeriggio sarà a porte chiuse, quindi non potremo mostrarvelo. Ci recheremo però con ogni probabilità nel ritiro del Napoli femminile per la seduta di allenamento e per le interviste eventuali che ci verranno concesse. E intanto non mi resta che ringraziarvi per averci seguito e darvi appuntamento sempre su calcionapoli24.it per tutte le notizie sul ritiro, ma non solo, anche sulle sedute di allenamento, sul mercato, su tutto quello che c'è da sapere del Napoli a 360 gradi. Per il momento, solo per il momento è tutto qui da Castel di Sangro, appuntamento a domani.